Ah, è un timer. Ah, sì. Ma scusami, ma 7 cosa sono, minuti? Perché non cambia. Ma dici, ma diventerà verde? Non so, 7, ma 7 cosa? Ma se è ancora rosso non penso, 7. 7 mesi? 7 minuti, ah vedi, 6. Ma cosa sono 6? Minuti. Ma 6 minuti? sono secondi, 5. Non è 5? No, è sempre 6. E allora sarà minuti. Ma che cazzo, ma cosa vuol dire 6 minuti? Ma non c'è niente poi! Bene fans, abbiamo lasciato l'ultimo paesino dopo il Col du Galibier. Adesso qua di fronte, su questa strada che siamo obbligati a fare, c'è il Col du Telegraph. Sulla cui sommità c'era una bici che Luna probabilmente si ricorderà. Sì, non sembrava Gollum quella. Cosa? Quella che c'è in cima qua non sembrava Gollum. What? Ma quello era Pantani. Tipo, comunque sembrava Gollum. Sì, diciamo che non è la statua più bella che abbia mai visto. Esatto, anche perché non è che gli hanno fatto proprio la bicicletta. Scambiare Pantani per Gollum comunque un po' ce ne vuole. Vabbè, però sembrava un po'... Però ammetto che non gli è venuta molto bene la statua. Cioè, pelato, con il naso un po' strano, accovacciato così, sembrava un po' Gollum. Flashback. Ora che statua, sembra Gollum. È Marco Pantani, Luna. End of flashback. Sai che lo monterò in loop? Che scemo. E oggi sono le mughe. Monterò in loop tutti i tuoi versi e creerò una compilation di Che cretino. Lo so. Possiamo riprendere la narrazione delle curve del Col du Telegraph, che in realtà mi sa che siamo già arrivati, che dovrebbe essere questo. Sì. Eccolo qua. Valoir. Ah, non c'è più la bici, c'è... Ah, ma non c'è più, c'è un... C'è un tipo di fieno. C'è un tipo di fieno, un po' inquietante. Presente te le spalla Bob? È vero, ci assomiglia un po'. Porca miseria, occhio che chiude. Stavo andando nel fosso. Luna, concediamoci un po' di guidato. Adesso che non c'è nessuno. Guarda come si slalomeggia bene. Sì. Non è proprio perfetto, tipo tavolo da biliardo, però dai. Non è male. Non è neanche male. E cerca di raggiungerlo? Mi si è intraversata. Ti sei intraversata? Mi si è intraversata. Ma va? Ho frenato forte anche con quello dietro. In più ero un po' piegato. E ho anche scalato marcia. C'è un semaforo? Sì, mi sa di sì, aspetta. Sì, ed è anche rosso. Attenzione, diventa verde! Quando arrivo... No. Ah, è un timer. Ah, sì. Ma scusami, ma 7 cosa sono, minuti? Perché non cambia. Ma dici... Ma diventerà verde? Non so, 7, ma 7 cosa? Ma se è ancora rosso non penso, 7. 7 mesi? 7 minuti, ah vedi, 6. Ma cosa sono 6? Minuti. Ma 6 minuti? sono secondi, 5. Non è 5? No, è sempre 6. E allora sarà minuti. Ma che cazzo, ma cosa vuol dire 6 minuti? Ma non c'è niente poi. E poi non lo so.
Ancora sei? Non sono minuti, Cosa sono? Non lo so, sarà un boh. Ma non sono minuti. Sarà una specie di secondi un po' lenti. Ah no, perché sono 5 giri, perché praticamente si spengono le lucine, quando si sono spente tutte che fa il giro cambia il numero. Guarda, 4. No, adesso 4. E poi si spengono tutte. Ah. Quindi è un'unità di misura inventata da loro. Ah, ok. Il giro del cerchio è una nuova unità di misura. Beh, comunque ci sono 18,5 gradi, quindi è bello fresco. 3, 3, 3, 3, 2. È abbastanza stressante. 1. No, manca tantissimo all'1, Ah, manda un po' in botta. Dura 22 secondi. Un giro di cerchio dura 22 secondi. Che poi scusa perché? Boh, ci passavano benissimo due macchine. Potevamo anche fare sovversivi e passare a saperlo. Beh, comunque è dovuto aspettare il semaforo per riuscire a superarmi. Si fa vedere negli specchietti. Attenzione, attenzione. E la supera così. Sì, ti ho fatto passare. Bene, 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 bene. Tension, tension please. E si scende. Guarda qua come vengono giù bene ste curve. Sì. Difficoltà, difficoltà contro i tedeschi. Più che altro io se non ci vedo proprio bene, che sono sicuro che ci passo, non supero. Oh, grazie. Si è autoeliminato così? In realtà per farci passare è andato nel piazzale. Mamma mia, pazzesco. È un susseguirsi di curve bellissime. Ma qua anche la statale è bella. Non mi vengono in mente statali belle così in Italia. C'è anche il tipo col T-Max. Attenzione. Mica sarà divertente sta strada. Sì, anche occhio che c'è un dosso. Questo è anche bello alto. Anche il colle di Lauterè, la strada che andava su. L'anno scorso non l'avevo apprezzata e non l'avevo neanche capita. Quest'anno l'ho capita e l'ho apprezzata. Pensa a te. Mamma mia. Tanta roba. Cioè in Italia ci sarebbe stato il limite di 50 e andando su a 100 ti stracciavano la patente. Ok. Dobbiamo girare a destra. E poi penso che la strada sia sempre quella. Sì, D1006 è la strada che dobbiamo fare. Sembra di essere seduta su un pezzo di legno. Vero. Che poi se la tocchi con le mani non è così dura. Il problema è che probabilmente le ossa toccano il telaio. Bene fans, la discesa del Galibier è veramente veramente finita. Siamo sulla statale che dovremo fare per la prossima ora e mezza in direzione Col de l'Iseran, statale 1006. Quindi direi che da qua all'Iseran ve lo facciamo saltare perché sarà una noia infinita. E ci rivediamo direttamente più o meno all'altezza di Landesburg du Mont Cenis, che iniziano di nuovo a esserci dei paesaggi interessanti. E ci facciamo insieme anche l'Iseran. Luna? Teletrasporto! Mamma mia, che emozioni! 1 hour later. Ci stavamo teletrasportando all'Iseran, però volevamo farvi vedere anche la statale che va dal Galibier all'Iseran, perché a parte che non è male come paesaggio, ma poi diciamo che ha un discreto piacere di guida. Cioè, ovvero, ci sono un sacco di curve, tutte veloci e non c'è traffico. Bellissimo, è il sogno. Il sogno è fare delle statali così, senza traffico, piene di curve. Ah, e con l'asfalto bello. Esatto.
Comunque vedete, il cartello dice Col dell'Iseran da quella parte, quindi noi andiamo sempre dritti. Guarda che c'è un elefante. C'è un elefante, sì. Sarà Attila. A parte che al massimo era Annibale quello con gli elefanti. E non Attila. Annibale. Si narra abbia valicato le Alpi con gli elefanti, probabilmente il punto dove è passato. Guarda, io non ci credo neanche morta. Come fai a passare dalle Alpi con gli elefanti, che sono dagli animali della savana? Boh. Comunque all'Iseran mancano 47 km. Boh, che gioia. Boh, rispegni che qua c'è un... Luna Colombo guarda il cellulare. E a parte qualche nuvola, c'è il bel tempo.